Beh, è fortissima la distanza tra quello che hanno promesso 2 anni e mezzo fa in campagna elettorale e quello che hanno realizzato, ma ormai alcuni cavalli di battaglia sono anche proprio spariti dall'agenda politica. Penso ai cittadini di Fossombrone, di Sassocorvaro, di Caglia, ai quali avevano promesso la riapertura di ospedali pubblici perché era stato un atto scellerato quello di chiuderli. Oggi non sono, credo, più neanche all'ordine del giorno, non c'è una riga nel piano sanitario regionale che recupera questa idea, che io ovviamente non condivido perché ritengo impraticabile, ma non per una forma di accanimento dei confronti dei cittadini, perché hanno bisogno di servizi ma dati in un'altra maniera, e questi sono spariti. Il privato, che era il nemico numero uno, si aprono con dei bandi di gara molto probabilmente l'ingresso di nuovi privati nella regione Marche che non c'erano neanche prima, quindi addirittura un incremento di soggetti che ci lavorano con i gettoni, i medici a gettoni. Abbiamo visto già quanta spesa è andata in questa direzione, che mentre prima magari si lamentavano che era difficile prendere una visita, oggi è diventato da difficile impossibile, e si è spostato il problema anche sugli interventi, cosa che io francamente non avevo mai sentito fino a epoche più recenti. L'idea migliore resta quella del nuovo ospedale a Muraglia, qual è il suo punto di vista? Ma più che altro, più che l'ospedale a Muraglia, è che tu in una provincia di 350.000 abitanti, di ospedali di primo livello, ospedali qualificati, ne puoi avere al massimo 2. La scelta che fecero tanti anni fa le amministrazioni di Pesaro e Fano di ragionare insieme con un nosocomio, mettendo insieme le risorse a servizio di tutta la provincia, dico anche di tutta la regione, è un'idea vincente perché ha permesso negli anni di avere tante specialità che prima non c'erano, quindi sono aggiunti l'emodinamica, la radioterapia, la radiologia interventista, anche un livello molto elevato nella qualità dei servizi, la robotica in chirurgia, vi dicendo. Cioè, è stato un costante incremento di alta specializzazione. Tornare indietro significa tornare a quello che eravamo 20 anni fa, dove avevi tanti doppioni molto simili fra loro e costringevano i tuoi cittadini a trovare le risposte qualificate fuori dal territorio provinciale. Promettere tutti a tutti, voler fare tanti ospedali qua sparsi per la provincia, poi il risultato che si ottiene è che ottieni tante realtà squalificate, nel momento in cui poi oltretutto i medici non ci sono e poi faresti fatica anche a trovare i medici per mantenerlo. Insomma, la direzione che era stata data di andare verso ospedali di livello provinciale, qualificati eccetera, oggi va esattamente in direzione opposta, e come ci siamo accorti in 2 anni e mezzo delle mancate promesse, purtroppo nel tempo ci accorgeremo di quanto sia pesante la scelta di aver chiuso l'esperienza di Marche Nord e di promuovere, diciamo, l'ospedale di città, sì, più vicino, ma che poi ci dà poco. Ultimissima, un consiglio da ex governatore. Il taglio ideologico, cioè affrontare la sanità con un pensiero puramente ideologico, poi si infrange contro la realtà. Uno vuole ridimensionare il privato, eccetera, adesso si trova ad incrementarlo. Come fa a spiegarlo? È molto più chiaro dire che il pubblico e il privato devono essere fra loro complementari, quindi a seconda anche delle necessità che ho posso fare ricorso al privato, senza enfatizzare questa scelta. E rischio appunto di chi invece affronta le cose ideologicamente creare situazioni talmente gravi che poi non si gestiscono più, quindi via tutte queste frasi ad effetto che hanno retto negli anni, diciamo, la narrazione di destra, e ora di fare i conti con la realtà, togliendo un po' di ideologia, facendo scelte, guardando come stanno le cose, probabilmente si riuscirà a fare meglio.